Ma quanta cazzo di ansia mette iniziare un nuovo progetto? Benvenuti signore e signori in questo mio nuovo salotto. Questa volta niente sigle, niente giri di parole, perché alle mie spalle c'è il logo del mio nuovo progetto che questa volta coinvolgerà ognuno di voi. Si chiama F4.0. Io sono mancato per un po' da questo canale, è la verità, ma ho avuto un buon motivo. Perciò vi chiedo per favore di mettervi comodi, perché se mi darete fiducia proverò anche a spiegarmi meglio su quello che è successo e il perché sono ritornato, perché questa volta voglio parlare di fotografia, esattamente voglio parlare di street photography, ma non perché la street photography sia un genere che è migliore rispetto agli altri oppure perché è quello più difficile rispetto agli altri, tantomeno perché è quello più alla moda in questo momento. Voglio parlarvi di street photography perché è quel genere fotografico che non mi ha permesso di trattare la fotografia così come ho trattato tutte quante le passioni nei miei 50 anni di vita. La fotografia in realtà è una passione che mi ha sempre accompagnato e che ho sempre avuto da bambino, ma non l'ho mai alimentata un po' perché ho sempre seguito altre passioni, altri impulsi e un po' perché, lo ammetto, non mi sono mai neppure sentito completamente capace di trattare la fotografia, finché però non è diventata qualcosa di più e prepotentemente è diventata un mio modo nuovo di esprimermi, una mia nuova forma di espressione. Perché la fotografia non è semplicemente il congelamento di un'immagine. La fotografia è esattamente la percezione che abbiamo della realtà e non esiste una sola realtà. Così come non esiste un'unica verità, perché ne esistono quanti siamo noi. Esiste una realtà per ognuno di noi. Una delle citazioni che amo di più è di Alan Harvey, che dice che non bisogna immortalare ciò che si vede, ma bisogna immortalare ciò che si sente. E personalmente sono innamorato di Alan Harvey. Lui era un ragazzaccio, era figo, quasi come James Dean, che ha portato nella fotografia il pensiero impressionista degli artisti francesi, che erano capaci di uscire dagli atelier per dipingere il mondo come lo vedevano, quasi in maniera profana, privilegiando la sostanza rispetto alla forma. Per tutti quanti la fotografia è in realtà qualcosa di particolare. Indipendentemente da che la si affronti come un hobby oppure come una professione, la fotografia è un gesto quotidiano. Tutti quanti, grazie a uno strumento che abbiamo sempre appresso, cioè il cellulare, fermiamo un ricordo. Lo facciamo con il piatto del ristorante, lo facciamo con il viaggio, con il cane, con il gatto, la pettinatura o anche il nostro ultimo outfit. Lo facciamo fotografandoci spesso anche in ascensore o peggio in bagno. Questo va benissimo, per me la fotografia in realtà è diventata qualcosa in più. La fotografia è diventata un mezzo per creare una relazione con il mondo che vedo. È un modo diverso di guardarlo il mondo, è un modo diverso di guardare gli altri e anche la realtà che mi circonda. La fotografia è un modo personale di guardare, lo ammetto, ma resta comunque sempre un modo che è assolutamente trasparente di guardare il mondo. È un ponte alla fotografia, è un ponte tra me e la realtà. E poi la fotografia, al pari della musica e della scrittura che mi hanno accompagnato in tutta la mia vita, mi permette anche di liberare me stesso e di creare una relazione particolare tra le mie esperienze e le mie emozioni. Ci sono centinaia di libri e centinaia di fotografi che sono molto più bravi di me, che parlano di fotografia, in particolare della street photography. Ma allora mi chiedo anch'io perché devo farlo. Perché in realtà nella mia street photography non c'è soltanto il triangolo dell'esposizione, così come non c'è la soluzione al dilemma di quale obiettivo perfetto utilizzare nella street, e non c'è neppure soltanto lo studio delle regole di composizione. Nella mia street photography c'è un approccio diverso che viene fuori da tutto quello che sono e che ho fatto nella vita. Tra i tanti fotografi che per me sono diventati maestri, ce n'è uno in particolare, si chiama Lello, e spero di farvelo conoscere il più presto possibile, che una sera, dopo un giro in moto, di fronte a una buona birra, commentando anche le mie fotografie, mi disse che ci vedeva tutti quanti i libri che avevo letto. Un altro fotografo particolare, che per me è un amico speciale, che si chiama Anselmo, e vi farò conoscere anche lui, mi ha detto che nelle mie foto ci vedeva tutte quante le canzoni che io avevo suonato nella vita. E potrei continuare ancora ad oltranza, arrivando a Nicoletta, che dice che nelle mie fotografie ci vede me, ci vede addirittura la mia anima.
Io ho fatto decine di video in questo canale, ma in realtà in ognuno di questi io ho sempre parlato di quello che facevo, dei miei studi e della mia professione. Non ho mai parlato di chi sono per davvero e di chi sono diventato nella vita. Lo faccio per la prima volta stasera e lo faccio in questo canale perché credo sia la giusta presentazione di questo mio nuovo progetto folle che si chiama F4.0. Io mi chiamo Tullio Cesari, ho 47 anni, sono una persona qualunque, sono una persona normalissima che però all'età di 21 anni si è svegliata cieca. Ho rischiato la cecità per via dell'emorragia oculare e una volta che l'ho riacquistata soltanto all'occhio destro è come se avessi iniziato a vedere per la prima volta e per vedere per davvero. Perché aver visto il mondo fino ad allora non mi aveva permesso però in realtà di vederlo per davvero. E la prova è stata che cieco, io non ricordavo più il mio viso, non ricordavo il viso di mia sorella, il viso di mia mamma, non ricordavo neppure il viso dei miei amici. Vi assicuro anche che non è una puttanata, quando si dice che perso uno dei cinque sensi gli altri si sviluppano di più. Perché io stesso, ricordando tutto quello che avevo visto fino ad allora, ho iniziato a costruirmi delle immagini perché ne sentivo la necessità, con tutti quanti gli altri sensi che mi erano rimasti. E quindi ho associato insieme i profumi, i suoni e i sapori. Per esempio, mia sorella non era più soltanto il ricordo che avevo guardandola, ma era anche il suo odore, l'odore della sua pelle, era la sensazione che provavo toccandole i capelli, accarezzandola. Il mare d'inverno era anche l'odore delle alghe che sono state portate lì dall'ultima mareggiata. È stato il rumore delle onde sulla battigia, il rumore del vento, era il sapore della salsedine. E questa cosa da allora me la porto anche adesso, io non l'ho mai più persa. E questo è proprio il modo in cui affronterò con voi la street photography. La street photography in realtà è un viaggio. Gli unici bagagli che sono necessari sono il nostro know-how, sono le nostre esperienze, sono esattamente quello che siamo. Perché siamo tutti diversi gli uni dagli altri e quello che ci distingue dagli altri è proprio l'uso che facciamo delle nostre esperienze. Questo ci rende differenti. Io ve lo ripeto, la mia è una battaglia personale, si impara molto più dagli uni dagli altri che dai libri e vale anche nella fotografia. E questo canale ha bisogno proprio di ognuno di voi per sviluppare questo progetto di F4.0. Quindi se vi va seguitemi perché ripartirà il progetto Human to Human e sarà ricco di novità che vi coinvolgerà uno per uno. Perciò fidatevi. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdere tutti quanti gli altri video che usciranno una volta a settimana e per farmi capire stavolta che non mi lascerete solo in questo viaggio, vi chiedo di commentare sotto al video con una parola soltanto, gargantuesco. E benvenuti in questo mondo eccitante che si chiama Street Photography. Ricordati però soltanto una cosa, e cioè che non importa quale apparecchio fotografico utilizzerai per fotografare, perché questo non ha nessun peso sul risultato finale delle foto. Non credere neppure a chi demonizza il micro 4 terzi per il rumore ad alto ISO e neppure chi demonizza la PSC per lo sfocato, oppure il full frame per la dimensione e per il peso dei suoi obiettivi. Tantomeno devi stare a sentire chi parteggia per Sony, per Canon, per Fuji, per Panasonic o per qualsiasi altro marchio. Questi sono soltanto dei modi di fare che sono molto più adatti al tifo da stadio e non insegnano niente nella vita, tantomeno vi insegneranno qualcosa nella fotografia. C'è sempre tempo per comprare una nuova macchina fotografica e questa sarà quella che preferirai tu dopo aver capito esattamente cosa vuoi e come vuoi esprimerlo. Il successo delle tue fotografie in realtà dipende al 100% soltanto da te. Qualsiasi decisione prendiamo noi prima di premere il pulsante di scatto è sicuramente importante. E padroneggiare la nostra attrezzatura è anche il primo passo per comporre una buona fotografia, ma è anche la parte tecnica ed è quella più importante e più semplice da imparare. In realtà quella cosa più difficile è la visione, che è quello che fa la differenza tra un fotografo discreto e un grande narratore. Io personalmente in questo canale ti voglio mostrare come ho trovato la mia visione e attraverso quali passaggi e quali errori sono arrivato fino a qui, ovviamente senza volermi fermare. Io ti consiglio anche di trovare la tua personale visione, evitando ovviamente i miei errori, ma facendone di nuovi, facendone di tuoi, facendo errori nuovi tuoi.
Siete affamati e siete folli, lo diceva Steve Jobs, e io personalmente vi auguro di fare degli errori, perché questo alimenta la vostra follia e vi toglie anche dall'immobilismo che non serve nella vita, e tantomeno serve nella fotografia. Perciò ricordatevi che se uscite a fotografare con in testa sempre la foto di qualcun altro, otterrete sempre la foto di qualcun altro, così come i musicisti che hanno sempre suonato la musica di qualcun altro, hanno sempre suonato cover. Il mio obiettivo, a differenza di qualsiasi altro canale troverete su YouTube, canali di fotografia, non è quello di darvi gli strumenti per trovare la vostra visione del mondo, perché questi strumenti voi in realtà li avete già, sono gli occhi, sono il cuore, sono le orecchie, l'empatia, il cervello, avete già tutto. Io personalmente vi voglio soltanto mostrare il modo per ascoltare questi strumenti e per uscire dai binari. Vorrei tanto che voi, come ho fatto io, deragliaste per trovare il vostro modo personale di vedere. Vi dovete dimenticare della perfezione, perché nella street photography c'è qualcosa di molto più importante ed è l'emozione. Non gliene frega niente a nessuno che la fotografia sia sfocata, perché una cosa particolare che avete nella street è che non dovete compiacere nessuno. Quello che vi differenzia rispetto ai professionisti ed è il vostro privilegio è che non dovete compiacere un committente. Io prendo in prestito una poesia di Bukowski che parlava di poeti e di scrittori, ma vi dico che in fotografia vale uguale. Perché se non ti esplode da dentro, a meno che non ti esca dall'animo come un razzo, a meno che lo star fermo non ti formi, non ti porti alla follia, al suicidio, all'omicidio, allora non farlo. Quando sarà il momento, tu morirai, o lei morirà in te, perché non c'è stato mai nessun modo e non ce ne sarà mai un altro. La street photography è un percorso e questo percorso parla di sperimentazioni, di istanti che sono rubati alla quotidianità. La street photography è un'immersione totale nel momento, nel qui ed ora. Abbracciare questo stile fotografico, abbracciare la street photography significa in un certo modo diventare invisibili, significa mescolarsi nell'umanità che ogni giorno si riversa per le strade. Vuol dire mescolarsi tra la folla, diventare ricettivi verso tutto quello che accade intorno a noi e bisogna anche lasciare all'improvvisazione, alla fuggevolezza di un istante, la capacità di raccontare una storia che questa volta diventerà la nostra storia. Quindi io in questo momento ti chiedo soltanto una cosa, dammi fiducia, indossa le scarpe più comode che hai, perché partiamo e dalla prossima settimana vediamo esattamente cosa significa fare street photography. Alla prossima settimana. Ciao.